Bene, allora amici di Como Café, un saluto. È la puntata di oggi dedicata interamente al finale di Gastrolario, questa rassegna gastronomica prima edizione realizzata da Claudio Di Zozzero, che è con noi ovviamente. Siamo all'interno di Villa Belvedere ad Argegno, c'è Jean-Marc il patron, Jean-Christophe. Allora, innanzitutto grazie per l'ospitalità di Villa Belvedere. Un giudizio su questa rassegna, su Gastrolario. Allora, io trovo che molto interessante da avere un'iniziativa di questo genere sul tutto il territorio comasco per promuovere 58 ristoranti, quindi un bel numero. Sì, sì, un bel numero che dimostra la volontà di tutta questa gente di fare un po' sistema e di promuovere il territorio. Io sono francese e sono contento di vedere... Si sente un po' che sei francese. è bello di vedere tutta questa entusiasmo. Tanta gente, davvero questa sera la serata conclusiva. Allora, altri ospiti, poi ovviamente io direi chiudiamo con colui che ha pensato, ideato questa cosa, che sta già pregustando la cazzola, perché tra poco parte il Festival della Cazzola. Però prima di sentire Claudio, Tommaso Bai, che ormai da sempre rappresenta, c'è scritto anche qua, il panettone e la resta. Anche esattamente. Qui sono due prodotti tipicissimi, giusto? Li avete già portati a Sant'Abbondio, li avete portati a Gastrolario. Sì, noi siamo una famiglia milanese, ma dagli anni 50 viviamo sul lago di Como, e proprio per ringraziare la città dell'accoglienza riservataci, abbiamo rimesso in produzione la resta comasca con una ricetta leggermente rivisitata che tiene conto anche dell'evoluzione del gusto del pubblico. Com'è? Ce la dici al volo? Allora, la nostra resta è più ricca di burro e canditi rispetto alla resta classica, che purtroppo stava finendo un po' nel dimenticatorio perché c'erano altri dolci. Viva Dio, allora l'avete salvata. La famiglia è un po' una parola grossa. Vabbè. Diciamo che abbiamo fatto la nostra versione di resta e sta avendo un successo veramente grande, anche grazie alla rassegna Gastrolario e al lavoro di Claudio Bizzozzero, perché 4 mesi fa era un'idea assolutamente embrionale, sia dal punto di vista del packaging sia dal punto di vista del prodotto. E in 4 mesi noi abbiamo visto la nostra resta distribuita in più di 30 punti vendita, quindi per noi questo è un grandissimo successo. Vicino a noi c'è un grande, grandissimo maestro, credo che tutti gli chef comaschi gli devono qualcosa, perché lui ha insegnato davvero a tanti, cioè Cesare Chessorti, grande maestro della cucina, e mi pare uno che ci ha creduto subito quando l'amico Bizzozzi, io ricordo al Festival della Cazzola, aveva detto sì, facciamolo, vero? Noi l'abbiamo sempre visto come un grande evento che coinvolge sia il territorio, sia i produttori del territorio, ma anche gli operatori del settore. Certo. Messa in questo modo, dove si dà anche l'opportunità dei cuochi o dei ristoratori di mettere anche dimostra le loro capacità, anche non tenendo sempre la ricetta tradizionale. Perché c'è stato infatti, Cesare, chi ha fatto la ricetta tradizionale e chi l'ha rivisitata, giusto? Questa rivisitazione è molto importante per la nostra cucina, perché porta avanti la nostra cucina, con i prodotti nuovi, con i prodotti più leggeri, quant'altro. Quindi è un'occasione unica e ringrazio Bizzozzero, che è stato il promotore. Complimentissimi, poi sentiamo lui alla fine. E sentiamo che cosa ne pensa anche un altro grandissimo appassionato esperto di cucina. Lui è il responsabile comasco di Slow Food, Antonio Moglia. Antonio, ci siete anche voi all'interno di Gastrolario, e viva Dio che ci siete anche voi, e questa sera avete anche assegnato le chioccioline, le menzioni, diciamo così, a una ventina di ristoranti, giusto? Sì, abbiamo dato delle menzioni a dei ristoranti selezionati in base alle ricette, quelle ricette che evocavano il racconto del territorio, ricette fatte con i prodotti della tradizione o ricette della tradizione, o filologiche,
quindi letterarie, legate proprio alla ricetta tradizionale, senza vergognarsi della tradizione, oppure ricette rivisitate in chiave moderna, perché anche la cucina è dinamica, non deve rinnegare il passato, deve guardare al futuro, non alle mode del cibo che ci sono oggi, ma anticiparle le mode, non copiarle. Abbiamo trovato veramente delle risposte interessanti e credo che le menzioni che abbiamo dato sono state significative. Anch'io però non posso che fare i complimenti, mi dispiace, non è studiata, ma al grande Claudio Bizzozzo, che secondo me ha avuto l'idea eccezionale. L'avete elogiato, adesso sembra veramente, lo mettiamo sul piedistallo. Meno male che te lo mettiamo, se dicevi evocato. No, lo mettiamo sul piedistallo, Gian Cristoffo, perché insomma adesso tutti quanti, Gian Cristoffo, Tommaso, Cesare Chessorti e anche Antonio Moglia lo hanno ringraziato. Va detto che se questo gastrolario è partito, si è sviluppato in pochi mesi, come ha detto appunto Cesare, il merito è davvero di Claudio. Allora chiudi tu. Chiudo io. Loro i ringraziamenti, ecco. Li ho già fatti prima, vi faccio vedere una cosa, se mi segui, speriamo che non ci siano sorprese, sono tutti molto giovani con gli ormoni. Vi faccio vedere perché questa cosa sta funzionando, perché c'è la collaborazione. Io di fatto che cosa ho fatto? Ho avuto una piccola idea, poi ho fatto una cosa, ho messo insieme persone. Quando metti insieme le persone, ciascuno con le proprie capacità, peculiarità, talenti, vengono fuori cose belle. E vi faccio vedere degli altri talenti che sono qua. Avevo un po' paura che magari entravamo con situazioni strane. Allora, se questa serata ha funzionato, è anche grazie a loro. Facciamoli vedere. Ragazzi della scuola dell'ENAIP, la scuola alberghiera. Senza di loro questa serata non avrebbe funzionato. Poi dopo noi ci mettiamo un po' di parole, di chiacchiere, però loro ci mettono il lavoro. Quindi futuri camerieri. Facciamogli dire qualcosa, perché poi tutti maschi lì, abbiamo una giovane femmina, di qualcosa, eccole lì un'altra, di qualcosa tu al posto mio. Di qualcosa che sembrare. Prima fa l'intervista. Non siete fatte per parlare, però davvero, ragazzi dell'ENA, se ci sta un applauso per questa serata, credo che vada fatto innanzitutto a loro. Allora, i ragazzi se lo meritano. Abbiamo paura, sai, giovani, magari invece bravissimi. Facciamo vedere altri. Ci sono quelli di là e quelli in cucina. Adesso facciamo fare un po' di fatica ai camera. Facciamo esageriamo. Poi mostriamo una cosa, scusa. Il panettone, il grande panettone Bai. Facciamo vedere tutta la sua bellezza, eccolo qua. Quanti chili sono, Tommaso? Questo è un panettone da 5 kg. 5 kg. Adesso noi lo gustiamo. Vieni di qua, facciamo vedere anche gli altri ragazzi, Matteo, che hanno... Vediamo qua e poi facciamo un passaggio in cucina. Poi facciamo un passaggio in cucina, ovviamente. C'è un altro gruppo. Ci sono altri ragazzi dell'ENAIP. Okay. Senza di loro questa sera non l'avremmo fatta. Quindi l'applauso, fra i molti applausi, quello più meritato questa sera è per loro. Ok, allora andiamo in cucina e facciamo vedere il finale di gastrolario che si deve chiudere in cucina, ovviamente. Vediamo un po'. Allora entriamo nella cucina. E qua siamo al top. Dov'è che sei nascosto? Dov'è il... Abbiamo perso il Sergio, però ci sono tutti i collaboratori, Matteo, eccolo qua c'è, e gli altri che non conosco. Ovviamente senza di loro stasera si digiunava, sono ancora all'opera per preparare diciamo, i dolci. Diciamo una cosa, che questa sera ha cucinato, chi ha cucinato? Diciamo, loro, sotto il controllo e l'egida di, dov'è Sergio? Sergio Mauri. Pausa sigaretta. Pausa sigaretta. Meritata. Per Sergio Mauri appunto. Anche loro, Sergio è vicepresidente dell'associazione Cuochi di Como. E loro sono tutti, dico bene, ditemi se sbaglio, siete tutti insegnanti dell'ENAIP. Insegnanti o studenti? Studente. Io lavoro all'ENAIP, San Moritz, e sei dell'associazione Cuochi. Sì, esatto. Perfetto, grazie anche a te. Matteo invece è docente all'ENAIP. E lui là invece è un giovane studente. Ecco, Mauri. Ed eccolo qua. Mauri, venga un attimo. Un applauso. Venga un attimo. Chiudiamo con lui. Però, l'abbiamo detto, allora chiudiamo con le parole di Sergio Mauri,
vicepresidente dell'associazione Cuoco, cioè qui abbiamo il presidente, c'è il vice, siamo veramente al top. E di là c'è un altro vice, va bene, abbiamo uno discorso. Ok, senta, abbiamo, come grazie all'amico Claudio, Sergio, dato una bella, importante rivalutazione al cucina del nostro territorio. Secondo me è un territorio che comunque merita, perché qualcuno dice sempre che nel Comasco purtroppo i piatti sono legati a poche cose, roba del genere, ma con un po' di ingegno, con la buona voglia e con la qualità della materia prima che riusciamo a trovare, dei piatti si riescono a fare comunque, perché stasera abbiamo utilizzato in tutti i piatti dei prodotti del territorio, certo, partendo dall'antipasto, la torta salmonata affumicata grazie al Molly, e lo Zincarlin, che anche questo ci è stato sponsorizzato, abbiamo riso con la zucca perché è stagione, abbiamo utilizzato il formaggio d'alpeggio per la crema sopra e abbiamo fatto un'estrazione dal missoltino per dare quei quidi in più di sapore legato al lago. E poi abbiamo fatto la bruschetta, che è il classico dei classici. Poi di dolce abbiamo la resta di Como, che fra l'altro io ho trovato squisita, veramente buona, non parliamo poi del panettone che l'abbiamo nascosto qui sotto. Qua il panettone, esatto, perfetto. Beh, sempre della stessa abbiamo fatto davvero tutto. Manca un pezzo perché Cesare è stato affiancato in questa cucina, siamo tutti ospiti, certo, qua, dello chef Marcello, dello chef del Villa Belvedere. Villa Belvedere, lo chef del Villa Belvedere, che ci ha dato una mano e supportato in tutto quello che avevamo bisogno, giustamente. Hai detto supportato o sopportato? Tutte e due. Supportato e sopportato. Tutte e due, va bene. E un grazie di più a quei ragazzi che abbiamo menzionato prima, perché loro fanno parte della nuova generazione della Federazione Cuochi, che sono i ragazzi della Junior Cook, okay, di cui ve lo metto qui, che quanti anni hai? 20 è uno che già lavora molto bene, lui lavora a St. Moritz, l'altro lasciamolo perdere che lavora bene, ma lavora a casa sua. Vabbè, bene, è tutto, possiamo chiudere qui questa edizione numero 1 del Gastrolario. Sergio, Claudio, gli altri amici che sono qua, Jean Christophe ovviamente padrone di casa, impeccabile, grazie, grazie davvero. E allora arrivederci all'edizione numero 2, che non mancherà, ci che sarà, non mancherà di sicuro. Ok, io spero, perché secondo me, visto che abbiamo anche un discorso turistico che sta tirando la grande, ai turisti, diciamo che dei sushi, scusate la parola, direi poco a meno, cercano il piatto legato un po' al territorio. Va bene, no? Va bene, perfetto. E allora facciamoli venire qua e diamogli i piatti del territorio. E per chiudere, se posso dire, vai, Marco, vai. Ho parlato con alcuni amici che hanno partecipato alla creazione della rassegna gastronomica dell'Odigiano, che ormai è alla 30ª edizione, sono 30 anni che la fanno, e adesso portano pullman di persone che partecipano da tutta la penisola. Sarà così anche il prossimo anno, magari. Beh, loro mi dicono ci hanno messo per ingranare bene una decina d'anni. Noi, che siamo Comaschi e Brianzoli, ce ne metteremo un paio. Va bene. Ciao a tutti dalla cucina del Villa Belvedere di Argegno. Ciao, grazie. Ciao.